Ciao a tutti, oggi vi voglio fare vedere come realizzo io le mie manine in porcellana fredda. Qui ho tre tipi, sono tre misure, vedete? Poi se c'è qualche correzione la si fa quando è asciutta. Mi raccomando, perché altrimenti quando è ancora morbida si può rovinare il movimento, tutto quello che avete fatto fino ad ora. Oggi vi dico come faccio io le mie mani. Ci sono tanti modi, io li ho provati tutti e quello che mi riesce meglio è questo metodo qui. Per misurare la grandezza di una mano dobbiamo avere già fatto il viso e adesso questo non è per questa mano qui, però per misurare la grandezza si va dal mento e deve arrivare a metà fronte. Quindi se io metto qui, diciamo che questa, adesso perché gli ho dato il movimento, ma può andare bene per questo viso qui. Va tutto in base a come fate la vostra creazione. Se poi vedete su internet, anche su YouTube, vi danno anche diciamo, le proporzioni del corpo, come fare i piedi, cioè la grandezza dei piedi e quant'altro. Per ora io facendo le mani vi dico che la mano deve essere grande misurando dal mento a metà fronte. Detto questo, iniziamo a fare la nostra manina. Io prendo un po' di pasta e la lavoro, poi faccio una goccia così e vado a schiacciare in questo modo. Diciamo, la parte in fondo la schiaccio molto di più, la faccio quasi sottilina, vedete? Scusate, fatto questo, dobbiamo dare anche diciamo la posizione della linea della nostra mano, cioè è questa, vedete, del nostro palmo questa. Quindi deve fare diciamo tipo un arco e vedete? Ok. Ora lasciamo da parte questa, prendiamo un altro po' di pasta e facciamo quattro palline, non ha importanza della grandezza. Ok. Ecco qua, quattro palline. Da queste quattro palline dobbiamo fare dei tubicini, dei salsicciotti, in questa maniera, vedete? Non ha importanza la lunghezza, perché tanto dopo verrà sfumata nella nostra mano. Come dico, va in base alla grandezza della mano, mi raccomando. E questa è la quarta. Ok, fatto i nostri quattro salsicciotti, prendiamo la nostra base della mano, la giro, gli do un po' di acqua. Perché dobbiamo attaccare, dobbiamo vedere com'è la nostra mano. Scusate che c'è la camera che va. Ecco, com'è la nostra mano. Vedete che questo dito qui è più lungo di tutti. Poi c'è questo che arriva alla falange qui e questo viene a metà unghia. Poi c'è il mignolo che va alla prima falange, vedete?
Dobbiamo cercare di fare queste tre misure, poi il pollice lo faremo poi in un secondo tempo. Ora mettiamo prima questo dito, quindi dobbiamo decidere la parte di mano che vogliamo fare, facciamo questa, la sinistra adesso, quindi inizio a mettere le mie dita, così abbiamo detto che questa è più lunga, forse questa invece deve andare un po' più in giù, ok? Poi ci sarà quest'altra che arriverà a metà circa così. Ok? E poi infine ci sarà il mignolo che è più giù in questa maniera. Vedete? Ora con un po' d'acqua andiamo a sfumare le nostre per attaccare le nostre dita. Io ho un pennello in silicone e userò anche un pennello e inizio ad aggiustare le mie dita in modo da fare venire questo un po' più giù, vedete? Cerchiamo di aggiustare la mano. Io mi do anche un po' di crema perché così non mi si attacca, perché sapete la porcellana con l'acqua è un po' appiccicosa. Ah, un'altra cosa, mi raccomando, dovete sapere che quando la porcellana è asciutta si ritira del 30% quasi, quindi dobbiamo cercare di fare bene le misure in modo che diciamo vada bene per la nostra, per il nostro corpo della bambola che faremo, ecco. Prendo un po' di crema in modo da poterla aggiustare bene qua e non mi si attacca le dita. Poi cerchiamo sempre di non rovinarle. Poi tiriamo su un po' di pasta ancora perché qui è troppo grosso. Vedete? In questa maniera. Attacchiamo bene. Possiamo anche aiutarci con un pennellino, vedete, con acqua. Ok, diamo che vedete che le nostre mani diamo la forma della mano, cerchiamo di togliere tutte le attaccature, deve essere tutto omogeneo, mi raccomando, si lavora piano piano. Non bisogna avere fretta, specialmente quando si fanno delle cose con i particolari così, così piccini, diciamo. Bisogna cercare di fare un bel lavoro. Poi dopo daremo il nostro movimento. Bene, dopo faremo gli ultimi particolari. Adesso andiamo a mettere il nostro pollicione. Quindi prendo un altro po' di pasta. E abbiamo detto che facciamo la mano sinistra, quindi dobbiamo avere la mano da questa parte di qua. Questo forse il pollicione
il pollice l'ho fatto, il mignolo l'ho fatto un po' più lungo, quindi vado a tagliarlo un pochettino, lo arrotondo. Poi, come ho detto, molte correzioni si fanno anche dopo, eh. Ora prendo un altro pezzettino di pasta, faccio la mia solita pallina e faccio una goccina così. Vedete? Da una parte sottile, da una parte un po' più grossa. E abbiamo detto che facciamo la sinistra, quindi andrà da questa parte qua. Come facciamo a posizionarlo? In questa maniera. Dobbiamo avere, vedete, il pollice deve passare sopra alla nostra linea qui di poco. Quindi metto l'acqua per attaccare e posiziono in questa maniera. Attacco. Andiamo a sfumare per attaccarlo bene e non far vedere l'attaccatura. Vedete, la manina incomincia. Ci vuole pazienza. Adesso io faccio abbastanza in fretta perché devo fare il video, però ci vuole pazienza, andare sempre a ritoccare tutti i dettagli perché magari avendo fatto una cosa si può essere guastato. Insomma, bisogna avere molta pazienza per fare queste cose nei minimi dettagli, eh. Mi raccomando. Non avere fretta e io dico sempre provare, provare, provare finché la cosa poi non vi soddisfi. Poi io con un attrezzo di questo genere, con la sua pallina, do l'incavo qua dentro, cioè vedete qui. Poi assottiglio un po' il polso, dobbiamo fare questa. Quindi sempre con il nostro pennello in silicone io assottiglio un po', poi vedete la nostra mano, le dita portano verso il fuori, vedete? Quindi dobbiamo dargli questo movimento. Come facciamo? Dobbiamo pizzicare appena le nostre dita, così e così, in questa maniera. Questa è venuta un po' stortina, quindi si raddrizza in questa maniera. Ok. Ora taglio quella in eccesso. Poi io per fare le unghie uso questo attrezzino qua, questa miretta, e vado appena appena a incidere così. Così, così, così e così. Ok. Facciamo un po'. Ok. Qui
assottiglio un po', perché vi consiglio sempre di farlo molto sottile, perché quando verrà inserito poi nel braccio verrà sfumato con altra pasta, quindi deve essere proprio appena appena visibile, perché poi quando lo andiamo a inserire nel braccio viene inserita con altra pasta. Qui. Possiamo dare un movimento alla nostra mano come vogliamo. Come ho detto, se ci sono delle cose da aggiustare si possono fare anche dopo, eh? Cioè aggiungere, o se si è fatto degli errori. L'unica cosa che non si può fare è dargli particolari, diciamo, come queste, una volta asciutta. Ok. Poi. Poi con uno stuzzicadente, se ne taglio un altro po' perché è tanto, sottiglio ancora, con uno stuzzicadente gli facciamo il buchino. Mi raccomando, lo stuzzicadente non deve attaccarsi, eh. Questo forse è venuto un po' lungo, facciamo che tagliamo un pochettino, rifacciamo. Così. Diamo ancora. Vedete, mi raccomando, dobbiamo sempre cercare di aggiustare dove roviniamo, eh. Mi raccomando, lo stuzzicadente non deve attaccarsi. Ed ecco qua la nostra manina. Qui. Bene, io spero di essere stata abbastanza chiara, di esservi stata d'aiuto, e la prossima volta vi farò vedere come faccio i piedi. E ciao al prossimo video. Ah, se vi è piaciuto, mettete pollice in su e attivate la campanellina per sapere i nuovi video che farò. Ciao.